sci indoor, tappeti elastici, floating, criosauna e poi anche uno spazio dove rilassarsi con un bar e tanto altro. Questo è Space, oggi l'inaugurazione. Space nasce come un luogo in cui c'è qualcosa, un'attività, un'attrazione per ogni membro della famiglia. Quelli dai bambini che possono andare al parco giochi, ai ragazzi più grandi che possono andare o a fare una lezione di sci o sui trampolini elastici o a fare un corso, così come i genitori che possono trovare corsi per loro stessi, attività sullo sci indoor, un pranzo rilassante o anche la nostra lounge, spirito particolare che è quello della società Benefit, dove noi ci diamo un obiettivo che oltre ovviamente a quello di far funzionare da un punto di vista economico questo tipo di business, questo tipo di investimento, è anche quello di avere un impatto positivo sulla vita delle persone che interagiscono con Space. Sci indoor solo per esperti? No, lo sci indoor, il vantaggio di questo tipo di struttura, che come dicevamo prima è la prima in Italia, è che può essere, regolando velocità e inclinazione del tappeto, può essere utilizzata sia da assoluti principianti che vengono a scoprire questo bellissimo sport presso Space, sia da atleti professionisti che possono allenarsi. Che cos'è la sala floating? Allora, la sala floating è una sala in cui c'è una vasca di privazione sensoriale, ovvero è una specie di grossa vasca da bagno dove l'acqua è protetta da una membrana, per cui ci si immerge restando asciutti, raggiunge uno stato di rilassamento molto profondo, per cui mezz'ora di sessione all'interno della vasca equivale a 5 ore di sonno come recupero fisico e mentale. Space apre in un periodo molto particolare, come affronta questa sfida? Allora, il periodo è senza dubbio molto particolare, in particolare per un luogo come questo che fa del, come dire, ritrovo delle persone la sua ragione d'essere. Noi abbiamo voluto aprire lo stesso, in realtà questo è un soft opening, la vera inaugurazione, la vera apertura sarà poi a settembre, sperando che a settembre appunto si possa ritornare alla vita di prima. Abbiamo voluto aprire lo stesso anche per dare un segnale, ovviamente prendiamo tutte le cautele del caso, ma volevamo dare un segnale proprio perché il Covid sì è un problema, ma non deve essere vissuto come la fine del mondo, si può comunque andare avanti. Anche dal punto di vista occupazionale è importante l'apertura di questa struttura. In questo momento particolare legato al Covid, aprire un'attività che dà lavoro a 7 persone non è una cosa banale, è una cosa di cui io sono personalmente molto fiero e sono sicuro che in futuro potremo addirittura anche ampliare le assunzioni e assumere altre persone.